Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Spillo, vieni qua. Oggi sono insieme al mio cagnolino, alla mia famiglia che è venuta a trovarmi a Milano. Lasciate già un bel mi piace, commentate con hashtag Spillo. Che figura di merda. Dopo compriamo la bella che ci portava. Ma perché te la regalate? Eh sì, non lo potevo pagare. Niente, mia mamma è andata a comprare lo zucchero, a prendere lo zucchero al bar perché l'ho finito. Che figura di merda. Che figura di merda. E niente, cosa facciamo oggi? Facciamo un po' di vlog, faccio vedere un po' cosa faccio stamattina. E poi ci prepariamo per fare uno scherzo cattivissimo a Roberto Magro. Praticamente. Che figura di merda! Hashtag che figura di merda. Ho preso delle ciambelle e recupererò. Le ricoprirò di Borotalco, la crema per i bambini, quella che si mette sul culetto ai bambini per non farli irritare. E così sembra tipo non farlo arrossire. Per non farlo arrossire. Marti ha chiamato a te, Marti. Ciao. Tra l'altro sono qui con mia sorella. Poi c'è mia mamma che ha cucinato. Dimmi, cosa hai cucinato di buono, mamma? Wow, una bella pasta alla carbonara, mamma. Sì, guarda quanta roba. Poi c'è mio padre. Wow. Com'è la carbonara? Hashtag? Hashtag? Carbonara. Hashtag carbonara. Buonissima. Cosa manca? A te manca sempre qualcosa. Allora ragazzi, vi andrò a spiegare un po' quello che succederà oggi. Praticamente io e Roberto ci dobbiamo trovare in ufficio per parlare di alcuni progetti che abbiamo in mente di fare insieme. Vi lascio anche i nickname di Instagram, così potrete stalkerarci e vedrete un po' cosa combineremo. Dato che ci vediamo, ho in mente di fargli uno scherzo. Come già vi ho anticipato, voglio prendere delle ciambelle e metterci sopra del borotalco. Per precisione, questo. Non so se sia borotalco. È tipo polvere alta protezione per i bimbi, per il culetto dei bimbi, per non farlo arrossire, per far sì che sembri zucchero a velo. Io arriverò sicuramente prima di lui in ufficio perché ci siamo già messi d'accordo. Io devo andare verso le 2:30, lui arriverà verso le 3 e di conseguenza avrò il tempo di preparare il tutto, anche perché comunque non ci vuole granché. Piazzerò le ciambelle sul tavolo e una volta che lui arriverà sicuramente le andrà a mangiare. Comunque se non avrà in mente di farlo, lo spingeremo io insieme ai miei complici di andarla a mangiare. Io spero vivamente che mangi queste ciambelle perché ho una paura di non riuscire a fargli lo scherzo, perché che ne so, cioè giustamente dopo pranzo magari non ha fame, magari non è un tipo a cui piacciono le ciambelle. Ora mi recherò in ufficio, vediamo come va. Non pensa che... Ah, tu cosa gli dici? Mangiamo... No, lascio qua, le prenderò da solo, dai. No? Io glielo dico però a un certo punto, mangia... Se non le mangi, non è un tipo goloso lui? Boh. Polvere alta protezione, bimbo. Allora, qua stiamo preparando le ciambelle per Roby. Sto mettendo un botto di polvere, cioè protezione per bimbi, però si sente. Ah, sembra zucchero vero, dai. Perfetto. Aspettiamo che arrivi Roby e facciamo provare queste ciambelle speciali. Poi c'è una messa, guarda. Io mi rimonto conto che la casa prima sesso, poi non porto più mia nonna. E ci avevo messo un quarto d'ora. Poi se non c'è un modo di fare. Si può aspettare, Roberto. Chi? Roberto chi? Roberto io. Roberto io, di cognome. Non c'è ancora. Hai detto Roby? No. Sei già andato? Hai mangiato, zio? Hai mangiato? Vuoi un dolce? Vuoi un dolce? Vuoi un dolce? C'ho... Cioè, quello che c'è carne. Ma chi? Io. Ma grazie. Sì. Sei un po'. Grazie. Sì, sei lei subito ad attaccare. Cioè, no, dai, non può, che si deve... Ok. Sì, ma di tutto.
Posso assaggiare? Vai. Sicuro? Sono rimaste due. Oh, io assaggio. Vai. Che tiene non che sai? Guardi pure le cose, guardi pure i cinciati. Questo non te ne ero. Vuole? Tutto da solo. Vuole? Perfetto. Devo cercare il corpo. Ma ci avete fatto qualcosa? Anche. Già con un bastardo, figa. Adesso coraggio di metterci qualcosa dentro, figa. Ma vai! Che cazzo ci hai preso? Sono morti. Ah, non mi sai che è dentro. Guarda. Sono buono. Sono buono, zio. Come cosa c'è, cazzo? Non lo senti? Non lo senti? Non c'è. Guarda completo. Non lo sai. Un sacchettino. Mangia, sono buono. No, dai. Era pure buono. Era pure buono. Non ci posso credere, zio. Io sono due. No. E qui è la moto. Non sono in mano. Amore, Dio, bevi l'acqua. Ma io questo non lo so io. Non puttano. È un tuo, no. Buono, allora? Cazzo, zio, ma io pensavo te ne accorgessi subito. Ragazzi, il video termina qui. Spero che lo scherzo vi sia piaciuto. Io mi sono divertito un sacco, vi giuro, è stato bellissimo. Ed è proprio la reazione di Roby quando gli abbiamo fatto vedere che ciò che aveva mangiato era burro talco o crema per i bimbi, insomma. L'avete capito? Lasciate un bel mi piace, commentate con un hashtag che vi dovete inventare voi, inventate una ship tra me e Roberto, restate aggiornati perché arriveranno un sacco di cose insieme a lui, fate un sacco di screen alla sua faccia stupita e pubblicateli tutti su Instagram, dobbiamo intasarli Instagram con tutti gli screen della sua faccia. Vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video.